primo luogo al sindaco per averci accolto, per le parole che ha espresso. Grazie all'ingegner Soprano e a tutto il suo staff di Trenitalia che ci segue in questo viaggio per la Regione Lazio, per noi molto importante perché abbiamo deciso di consegnare questi treni in alcune tappe del pendolarismo molto importanti. Questo ci permette anche di comunicare un messaggio di cambiamento, questa volta positivo per i pendolari. Grazie all'assessore Civita, al suo staff che è qui con noi, perché davvero questa della mobilità e del trasporto dei pendolari, che era l'incubo o uno degli incubi della Regione Lazio, sta diventando una priorità di racconto di cose positive. Oggi è il 16° treno su 26 che abbiamo consegnato. L'altra settimana abbiamo annunciato che è pubblico il bando aperto per Cotral per acquistare nuovi 450 pullman, i cui primi andranno in servizio già dalla fine dell'anno. E quindi mi dispiace dirvi, una conferenza di Trenitalia che gli mettiamo un concorrente, ma questa è la regola del mercato. Stiamo tentando di dare un segnale semplice: non ci siamo dimenticati dei pendolari, non ci siamo dimenticati del diritto alla mobilità. Per affrontare queste vicende c'è bisogno e c'era bisogno di una regione sana. Ringrazio anche per le parole dell'ingegner Soprano sull'affidabilità della Regione Lazio come partner e controparte imprenditoriale. 2 anni fa gli impegni della Regione Lazio venivano valutati, come si diceva una volta in una trasmissione, come delle pizze di fango, perché eravamo falliti, non pagava più nessuno la Regione Lazio. C'era un tempo medio di pagamento di 1015 giorni e in particolare con Trenitalia non erano rispettati i tempi di pagamento, per questo i treni non arrivavano. La credibilità finanziaria che abbiamo riconquistato permette ora di investire per i cittadini, sia sugli autobus sia sulla sanità, in questo caso molto importante per Trenitalia. E grande grazie a uno sforzo collegiale di tutta la squadra della regione. Vedo qua il consigliere Simone Lupi, che ringrazio per la presenza, perché davvero è una squadra che sta tentando di cambiare le cose. Come ha detto l'ingegner Soprano e come è scritto qui, quella è una mappa che ci portiamo in giro per il Lazio, questo è il 16° di 26 nuovi treni che stiamo consegnando in tutta la nostra regione. Questo garantirà più posti, più comfort, più puntualità, che unita al nuovo orario del 14 giugno, che tenta di aggredire i nodi del pendolarismo più gravi, garantirà nelle ore di punta circa 130 posti di più a treno, ovviamente in una condizione molto molto diversa. E questo è un impegno che andrà avanti. Io voglio oggi esprimere la solidarietà e la vicinanza sia ai pendolari che a Trenitalia per quanto è avvenuto questa notte. Purtroppo c'è stato un nuovo furto di rami in 3 punti che ha cancellato delle corse, ha obbligato Trenitalia a dei ritardi pazzeschi, e il furto di rame, come le vetture danneggiate, sono una di quelle patologie che rende ancora chiaro quanto l'illegalità è contro i cittadini. Contro i cittadini, e faccio davvero un appello soprattutto su questa storia dei furti di rame, a non solo alzare la guardia ma aprire una nuova fase su questi furti, perché è evidente che dietro chi va a rubare rame dalle linee ferroviarie ha dietro un'organizzazione criminale che poi le sistema, perché il rame o quintali o tonnellate di cavi di rame non si vendono come un anello in una bottega. Evidentemente c'è una struttura criminale che va individuata e colpita, perché i danni li paghiamo in Italia ovviamente, ma alla fine li pagano i cittadini, perché sono investimenti nuovi, ritardi per i pendolari, e questa storia deve davvero finire, perché ripeto, invece siamo e viviamo in un tempo nel quale si è ripreso ad investire
per andare incontro alle domande dei pendolari. E i dati che diceva l'ingegner Soprano sono molto importanti. Non noi, la Regione Lazio, neanche Trenitalia, ma una società esterna a Trenitalia che fa il monitoraggio della soddisfazione degli utenti, ci dice che i segnali cominciano ad arrivare, perché a risposte spontanee rispetto al 2012 c'è un apprezzamento positivo del più 15% di giudizio sulla puntualità, più 21% sulla pulizia, più quindi 16% sul comfort dei treni. E questi sono segnali che i cittadini, quando vedono un nuovo treno che arriva più puntuale, percepiscono il benessere. Il nostro impegno, e chiudo, è quello di andare avanti così, consegnare i treni, 4 come vedrete saranno a disposizione di Trenitalia per rafforzare le corse e le tratte in momenti particolari, e confermiamo l'impegno: entro il 2020 tutto il materiale su ferro della Regione Lazio sarà fatto da nuovi treni. E quindi noi, come avevamo e ci eravamo impegnati a fare, in pochi anni consegniamo tutti gli impegni del passato e insieme a Trenitalia ci impegniamo a cambiare tutto il materiale su ferro della nostra regione, che unito ai 450 pullman nuovi del Cotra rappresenta una risposta ai diritti dei pendolari, ma fatemelo dire, anche alla competitività della nostra regione. Un treno pulito che arriva in orario, in orari certi, in queste bellissime terre, è anche il volano fondamentale per la promozione turistica, per la fruizione sana delle nostre bellezze e quindi anche per il rilancio dell'economia del nostro territorio. 2 anni fa sembrava impossibile, fra poco taglieremo il 16° nastro del 16° treno di 26 che stanno arrivando per i cittadini. Grazie davvero.